Trasmettiamo ora la tanto attesa rubrica di satira e cultura, La Mucca Pazza. Fatti e misfatti tratti dalla rete. Buon divertimento! Salve ragazzi, siamo arrivati alla settima puntata, rubrica satirica condotta da Giuseppe Lorin e da Claudio Salvati. Eccoci qui, sentite questa, sai Claudio che un ragazzo si è presentato da un venditore di libri e il direttore ha chiesto al direttore se poteva essere assunto. Il direttore ha detto, beh, adesso ti metteremo alla prova, ecco, siccome non sapeva che cosa dargli di difficoltoso, ha preso una Bibbia, gli ha detto, ecco, guarda, cerca di vendere questa Bibbia, e il ragazzo, va bene, prendo questa Bibbia e cercherò clienti. Ok, bravo, vai, vediamo se ci riesci. Rivederci! E è andato via. Poi dopo, diciamo, dopo neppure 20 minuti è tornato. Come faccio a riavere un'altra Bibbia? Ma perché, scusa, tu già l'hai venduta? Sì, eccolo i soldi! E così gli ha dato i soldi. Il direttore ha preso un'altra Bibbia e gliel'ha data. Dopo 15 minuti questo è tornato. Un'altra! Per favore, un'altra! E gli ha dato un'altra Bibbia. Così è andato. Così in seguito. Di seguito ne ha vendute in meno di 2 ore 30 Bibbie. 30 Bibbie! Ad un convegno appunto della casa editrice di questa grandissima libreria, gli hanno fatto alcune domande così a questo ragazzo e guarda, uno gli ha chiesto, senti, ma qual è il segreto per vendere le Bibbie, questo libro che ormai c'hanno tutti? Dimmi, come fai a vendere? Il ragazzo ha risposto proprio in questo modo. Senti, io quando vado dai clienti, dico, la compri o te la leggo. E me l'ha comprata. Capito quello che avviene? Ecco, così Claudio, tu hai qualche notizia da dirci? Sì, effettivamente sì. Pare che nella lussureggiante Bangkok, dove in genere ci si diverte in vari modi, la festa di San Valentino verrà censurata. Pare che dalle 22 la polizia locale abbia fissato il coprifuoco per i giovani innamorati, proprio perché nella città dei lustrini e dei divertimenti non è concesso ai giovani consumare in un atto d'amore questa festa così celebrata. E pare che l'intenzione principale sia proprio quella di perdere la virginità. E ciò ha abbastanza seccato la polizia, impaurita dagli eventuali disordini che dovrebbero essere generati, tant'è che il capo della polizia, il massimo dirigente, ha commentato dicendo che l'amore è una cosa bellissima, ma non implica quell'età l'attività sessuale. E i nostri ragazzi farebbero meglio a concentrarsi sullo studio e sui loro doveri a scuola. Quindi anche a Bangkok c'è chi è il bacchettone. Ragazzi, non droga, ma sesso! Sesso sfrenato!
Sentite quest'altra. Un tizio non riporta in libreria, in biblioteca, un libro e viene arrestato addirittura per furto. Dimenticarsi di riportare un libro in biblioteca può essere pericoloso, almeno in Ohio, dove il rischio non è una semplice multa, ma si potrebbe essere addirittura arrestati. È quanto accaduto alla 39enne Shelley Combs, arrestata con l'accusa di furto perché a gennaio 2009 non aveva ancora restituito un libro preso in prestito da una biblioteca pubblica nell'aprile precedente. La donna era stata contattata più volte telefonicamente dai bibliotecari per la restituzione ed aveva anche già avuto una visita di un agente di polizia, ma nonostante questo non aveva ancora riportato il libro. La donna è stata rilasciata sotto una cauzione di $250, capito? La cultura ha un prezzo. Sì, bisogna veramente pagarla la cultura. Tutto sommato è stato anche un prezzo vantaggioso. Sì, ma diciamo gli stati mettono a disposizione le strutture adeguate per diventare più colti. Oddio, questo non lo so, ma penso che la biblioteca della mia città abbia parecchio da lamentarsi con me, visto che spesso mi arrivano le cartoline per la restituzione dei libri che vado trafugando. Addirittura, va bene, non vogliamo sapere qual è la tua città, forse è meglio. Ok, senti questa, ecco, mi è arrivata adesso questa notizia. Un nuovo software sviluppato in Australia è in grado di contare con massima accuratezza il numero di capelli in testa. Potrà anche contare i peli su una certa area di pelle e servire a misurare l'efficacia di trattamenti contro la calvizie e delle creme depilatorie. È opera dei ricercatori di scienze matematiche e dell'informazione del CSIRO, l'ente nazionale di ricerca. Il software si affida a immagini catturate da uno scanner pressato addirittura sulla pelle. Capito? Assurdo questo. Ormai siamo veramente in mano alla tecnologia, all'alta tecnologia. Però, guarda, lo sai che cosa succede? L'alta tecnologia, certe volte ci sorprende in momenti veramente delicati. Esempio, tu entri in una toilette, si accende la luce. Mentre stai sul più bello, sull'evento più rilassante di questo mondo, pac! Sparisce la luce! E allora lì come fai? Ti alzi, cerchi di agitare le mani, nulla non si accende! Ecco quello che ci porta la tecnologia. È vero. Quelle povere mucche! Un tempo avevano il gusto addirittura di sentire le mani del contadino sulle loro, vero, propaggini lattatorie, mentre invece adesso la povera mucca entra dentro la stalla e pa, gli mettono i tubi di gomma sulle sisette e zu. Dopo 5 secondi, stremate, ritornano dai loro cuccioli affamatissimi. La libertà d'opinione in Italia viene sempre salvaguardata, purché scenda a compromessi con la dura realtà. A Genova, famoso il caso degli autobus con le scritte atee portate avanti dall'Unione Atea, agnostici e razionalisti, i quali avevano applicato degli adesivi, pagandoli ovviamente, sopra gli autobus cittadini, che promulgavano l'idea secondo cui la cattiva notizia è che Dio non esiste, mentre quella buona è che non ne hai bisogno. A quanto pare i cattolici della città di Genova si sono abbastanza risentiti di questa notizia, tant'è che hanno cercato in tutti i modi di coinvolgere il significato in altro modo. E la brutta notizia non è tanto che Dio non esiste, è che purtroppo la libertà di opinione si è dovuta modificare. La buona notizia è che in Italia ci sono milioni di atei, l'ottima è che credono nella libertà di espressione.
benissimo. Senti Claudio, senti che disavventura è successa a dei ragazzi. Allora, hanno rubato 110 confezioni di pasticche azzurra, credendo che si trattasse di Viagra, ma erano semplici caramelle. È successo la notte scorsa alla Fortezza d'Abbasso di Firenze. Le pasticche erano materiale pubblicitario esposto da una casa farmaceutica per la promozione in occasione dell'anniversario del Viagra. Ad accorgersi del furto sono stati alcuni addetti che, non trovando gli espositori, hanno denunciato l'accaduto ai carabinieri, e così quella notte le mucchette sono ritornate piano piano nella loro stalla. Immagino che l'effetto migliore non sia stata una leggendaria erezione, quanto piuttosto una memorabile diarrea. Bravissimo Claudio, bravo! Capito Claudio? Il Viagra fa brutti scherzi. No, vieni qua davanti. Io accanto a te, mai. Vieni qui. Ma non ci penso più. Vieni qui davanti, dai, io sto qua. Stai al gioco, vieni qui davanti un attimo. Che cosa c'hai in parla? Ah! Eccolo lì, è lui il rapinatore del Viagra, ragazzi. Dici? Ok. Stasera ci abbiamo due invece che uno, no? Giuseppe e Claudio, anche voi. È una situazione così. Ma scusa, ma ce l'ha con noi? No, adesso ti leggo qualcosa carina. Dai, sentiamo. Voglio vedere come ti viene detta. Voglio vedere. Allora, chiede un mutuo per uccidere la moglie. Addirittura. Vedo come si è ridotto. Allora, professore di educazione fisica dell'Università di Rostov sul Don in Russia, ha acceso un mutuo per ingaggiare un killer. L'uomo gli aveva chiesto in una banca 250.000 rubli, che sembra chissà che, no, sono solo 7.000 euro per pagare un sicario. 7.000 euro? Ma si trova con meno, ma comunque. Per pagare un sicario che uccidesse la moglie. Il figliastro e il nuovo compagno di lei, lo scrive la Kosmonskaya Pravda, precisando che l'uomo voleva prendersi l'appartamento in proprietà con l'ex moglie, il presunto killer ha soldato per... era un poliziotto che lo ha arrestato. Non ci si può fidare di nessuno. Oltre il danno per la beffa. Sì, ma proprio tu pensi di poter fare a poi per 7.000 euro? Ma che lavoro è questo? Non ci si può fidare di nessuno. No, guarda, non si guadagna più neppure per... No. Non c'è modo di guadagnare 7.000 euro per bene senza aver casino. Un'opera di pubblica utilità, uccidere la moglie invece. Sì, poi voglio dire 7.000 euro, insomma, più di 50.000 rubli, insomma. No, niente, l'hanno arrestato pure questo perché, insomma. Ma chi l'aveva detto a questo qui che faceva il presunto killer, che però era un poliziotto, che c'era in giro sta performance? Avrà letto gli annunci su Kosmonskaya Pravda. No, e secondo me qui c'era un connubio con la banca. Tu che dici, Giuseppe? Io credo che... 50.000 euro, questo hanno detto, qui guarda ci vuole. O compra una casa o ammazza la moglie, una delle due. O ci va la vita, ma secondo me qualche ditta non gli ha dato appunto i soldi necessari e quindi si è rivolta o alla Kompaskaya russa e quindi adesso deve ripagare il mutuo. Altro che la mucca pazza che gli vuole, erano tutti pazzi, compreso quello che gli ha dato i soldi e fa ripigliare altro, ma insomma. Capito? Ma io non lo so. E quindi questi russi sono speciali, come si chiama? Cosmopolista, Kaya. Parli bene russo però. Tua voce essere molto di velluto su la città era non sarà lui. Non sarà lui quello che faceva finta di fare poliziotto e si è cuccato 250.000 cose, come si chiamano? Dicevo che un tempo vero molto in là io amare mia moglie, ma ora... Capito che amore, non si sente più l'ego che ha sparmato, sai che amore, no? Completamente sparita. Se l'amore è questo, tu pensi che...
Oddio, certo che 7.000 euro non è granché quest'amore, eh? Ma l'amore nasce come sparisce, essere come vodka, vodka, tu avere bottiglia piena, ma quando entrare in tuo corpo sparisce, sparisce, tutta vodka. Fai, insomma, abbiamo imparato perfino il russo stasera da Giuseppe, chi l'avrebbe detto? Io parlare varie lingue. Tu sapere dire anche in tedesco? No, non mi piace. Non piacere il tedesco? No. Troppo culturale. Noi siamo italiani, la lingua del mercato. La cosa più morbida, più dolce. Prova a parlare francese. Qui. Qui. Parlevo francese. Qui. Senti come fanno bene, senti che inflessione. Io conosco solo Cesare Cattinelli. Lui è un esperto, un insegnante di francese. Ok, ragazzi, adesso dobbiamo salutarvi. No, Giuseppe, dobbiamo dargli un'altra notizia. Un'altra notizia? Straordinaria, non possiamo fare a meno. Non guarda, sta mucca pazza non ne può fare a meno, se no non impazzisce bene. Com'è la mucca pazza? Vieni? No. Te la posso leggere? Siete pronti? Vai, dai, sentiamo. Claudio, sei pronto? Farò un fioretto per essere pronto. Ecco, fiorisci. Allora, tenta di fare sesso. Tenta. Non va allargate. Tenta di fare sesso con un prosciutto. Con un prosciutto. Perché con un prosciutto? Ma l'animale si ribella e lo invia. Ma vanno di moda questi animali, ma l'hai sentita appunto la politica americana su che cosa è improntata? Sull'aquila. No, quello è con il loro simbolo, ma sulla marmotta. Fanno uscire questa marmotta per vedere appunto quanto dura appunto l'inverno oppure quanto dura la politica negativa, la nuova politica ambientale, perché l'orologio consuma l'elettricità, il barometro, così invece no, E così la marmotta, se non gli va appunto di stare ancora fuori, prende e rientra. Adesso però ti ridico per prosciutto, che stai cercando di sghiottolare il ragionamento tu per non affrontare il problema gravissimo del prosciutto tentato sessualmente. Allora, un lusso, pure questo, questa sera siamo fatti così. Ma tutti questi identificato come 44enne, identificato, potrebbe anche non essere, Alexander Kirillov. È rimasto gravidissimo. Kirillov! No, non è come dire, è un'altra cosa. No, è Kirillov! Kirillov! È rimasto gravemente ferito nel tentativo di abusare, che gravità, abusare sessualmente di un prosciutto. L'uomo, Kirillov, era uscito da un bar, probabilmente dopo molti bicchieri di troppo, è la storia della vodka che dici te. E visto l'animale che si aggirava nelle vicinanze, ha pensato bene di cercare di fare sesso con lui, con l'agricoltorello. Stava lì camminando, si ritrova in mezzo a una grossa vagina che camminava. Penso proprio di sì. Forse è meglio un procione che una gallinona. Sì, non ci sono dubbi che era più bello un procione. Ma perché questo? Lui voleva il procione per questo. Solo che l'animale, comprensibilmente, è un animale serio, insomma, non l'ha presa molto bene e si è rivoltato contro l'uomo, staccandogli il pene a mossi e riuscendo pure a fuggire. L'uomo, il giovane Alexander Kirillov, l'uomo è riuscito ad arrivare al pronto soccorso in ospedale dove è stato operato, ma i chirurghi sarebbero riusciti a riattaccargli solo parte del membro evirato e mangiato dal giovane prosciutto, dato che la parte è stata poi portata via dal prosciutto. Ma quale parte? È la superiore? No, secondo me non era attaccato quella di là, e così insomma uno ci prova, poi se va pazzo. Ma sta sempre venuto male, insomma. Sì, però secondo me che noi dobbiamo suggerirgli un ospedale italiano di quelli dove fanno underrianda, come si dice, insomma. Sì, no? Ospedale italiano gli taglia tutto! Tutto! Sai che potrebbe essere un'idea? Uno cambia totalmente e si rimette a posto, che problema c'è? Tu che dici, Claudio? Io dico che probabilmente dopo questa esperienza non sarà più Kirillov, ma sarà Kirillov! Bravo, Claudio! Vedi che c'è un futuro? Vero? La chirurgia ci dà un futuro, potrebbe essere uno slogan. Nuovi orizzonti, ragazzi! Certo che sti proscioni, però,
non li puoi toccare, non li puoi di nulla. Mamma mia che roba! Ma che è che si sentono? Ci sei così in atto, li puoi nemmeno. Ma guarda, il procione, procione animale, no, procione, procione uomo. No, questo è un procionone animalone. Ok. Giuseppe. Ciao ragazzi, e ciao, ci vediamo alla ottava puntata. Saluti da Claudio, Giuseppe e Massimo. E ricordatevi, www.artescrittura.org. Orgasmo! Ciao! Finalmente l'hai detto. Allora, ragazzi, siamo arrivati alla conclusione di questa settima puntata e arrivederci alla prossima puntata e ricordatevi www.artescrittura.org, che non vuol dire orgasmo! Ciao! Moo! Moo! Moo!